Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati qui a Forza Lazio, canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi appunto al canale, alla pagina Facebook, e comincio questo car blog della settimana del buongiorno per ringraziarvi, perché ieri così d'amblè mi è venuta voglia di fare una live. Ieri mattina ho scritto al volo a qualche amico che se poteva e voleva supportarmi, ho fatto una live ed è venuta fuori ieri sera una live bella, di quelle spontanee, senza troppa programmazione. Io sono per la programmazione, attenzione, sono molto portato a programmare le cose, però ieri è stato bello anche improvvisare, supportato appunto da Edoardo, Giacomo, Gianluca e Sasà. Abbiamo fatto una bella live ieri sera per parlare di Lazio. Abbiamo un attimino fatto la disamina del momento Lazio, del post Lazio Milan. Abbiamo in qualche modo anche analizzato tutto ciò che è successo nella trentesima giornata. Abbiamo introdotto le partite di questa 31esima giornata, che oggi avrà inizio proprio con Lecce-Lazio. Partita assolutamente da rispettare per quanto mi riguarda, ma non da temere, parliamoci chiaro. La Lazio è nettamente superiore a Lecce, Lazio che si è qualificata per la Champions con 12 giornate d'anticipo, mi tengo pure stretto. Lecce che sta lottando per la salvezza. Lecce che lo vado dicendo da tempo, Lecce che tra tutte le squadre in lotta per la salvezza è quella che le meriterebbe più di tutte, per un semplice motivo: il Lecce, l'ho detto anche per il Sassuolo, il Lecce e il Verona, il Lecce è una squadra che ha una propria identità di gioco e quindi merita solo per questo la salvezza. Non è una squadra di quelle che si arrocca in difesa, non è una squadra di quelle che gioca per il punticino, è una squadra che gioca tutte le volte per cercare di vincere la partita, e solo questo gli rende onore. Solo per questo secondo me Lecce comunque ha un suo gioco, ha dei giocatori molto interessanti. Adesso c'è quell'attaccante per esempio che tecnicamente è davvero tanta roba, se non sbaglio Falco si chiama, è davvero un gran bel giocatore. In casa Lazio si recupera qualche pedina, rientrano Immobile e Caicedo, e questo già mi dà più tranquillità, ve lo dico sinceramente. Ma oltre Immobile e Caicedo c'è anche la notizia della conferma di Leiva appunto davanti la difesa, a fare scudo davanti la difesa. Questo cosa vuol dire? Che il giocatore, al contrario di ciò che si diceva in merito ai suoi problemi che si portava comunque avanti, sta prendendo coraggio, lo staff medico lo ritiene sempre più preparato per stare in campo, ma soprattutto sta accumulando sempre più minutaggio, no? Se l'altra volta ha retto mezz'ora, 35 minuti, questa volta si spera che possa chiudere in tranquillità anche il primo tempo. Questo perché adesso ci si può permettere certi lussi, perché adesso ci si può permettere di mandare in campo giocatori che hanno nelle gambe solamente 45 minuti, perché c'è questo fattore dei 5 cambi, delle 5 sostituzioni possibili. Con 5 sostituzioni adesso è possibile anche appunto
permettersi di schierare in campo giocatori che in realtà non potrebbero. Quindi magari puntare su Leiva a mezzo servizio nel primo tempo va comunque bene, poi nella ripresa sai che puoi permetterti di mettere o Parolo o Cataldi in quella zona del campo al posto appunto del giocatore brasiliano. Allora, partita temibile? Sì. Partita da rispettare? Sì. Però insomma la Lazio ha dimostrato, lo dicevamo anche nella live di ieri sera, che tra l'altro vi invito a vedere, lo vedete anche sopra appunto nei consigli qua in alto a destra, stavo dicendo, una Lazio comunque quest'anno ha ampiamente dimostrato di aver fatto anche quello scatto mentale di non fare più scivoloni con le piccole squadre, ha dimostrato di saper affrontare queste partite con la giusta maturità, ma soprattutto con la giusta testa, con la testa della grande squadra, perché vado a ribadire un concetto, la Lazio quest'anno ha fatto lo scatto mentale, quello che gli veniva chiesto, al contrario di quello che tanti tifosi della Lazio vanno a dire, ossia l'esatto contrario. Io vado invece a sottolineare, i numeri lo dicono ragazzi, che la Lazio quest'anno ha fatto quello scatto mentale che le mancava per diventare grande, per essere annoverata tra le grandi del campionato. La Lazio l'ha dimostrato, la Lazio oggi deve vincere a Lecce principalmente per un motivo, ma questa è una mia tesi, eh. La Lazio deve vincere a Lecce principalmente perché poi mancherebbero altri tre punti per la matematica Champions League, anche se secondo me, vi dico la sincera verità, per me la Champions è già in tasca da 10-12 giornate, adesso è solamente un fare i conti con la matematica, ma alla lunga io sono convinto che se la Lazio non scende più in campo va in Champions anche così, bastano anche questi punti, sono sicurissimo. Detto ciò, comunque, per mettere in cassaforte anche il discorso legato alla matematica, serve un paio di vittorie, se riusciamo ad ottenerle con Lecce e con Sassuolo, secondo me andiamo a giocare in scioltezza a Torino quello che sarebbe potuto essere il big match, quello che potrebbe ancora essere il big match. Non a caso sto giocando con i verbi, perché ci sono i punti di vista di tanti tifosi. Io dico la verità, secondo me il discorso Champions, il discorso Scudetto si è chiuso con la sconfitta del Milan. Secondo molti invece, forti anche degli insegnamenti che lo scudetto del 2000 ci ha portato, nulla è precluso, quindi io mi metto lì in attesa e dico che vincere a Lecce significa l'ennesimo passo verso appunto la matematica Champions, ve lo dico sinceramente, questo è il discorso principale. Poi, se la Juventus, che ricordiamo tra oggi e fra tre giorni, quindi nelle prossime due giornate, affronterà secondo me le due squadre più in forma del campionato, Milan e Atalanta, se la Juventus cede qualche punto in queste partite, allora andiamo a giocarcela. Faccio un'ipotesi, se la Juve perde una di queste due partite, la Lazio si presenta, dando sempre per scontato che la Lazio vince con Lecce e Sassuolo, si presenterebbe con a più 4 da Torino, ok, dalla Juventus a Torino si presenterebbe a più 4 per a favore della Juve, là te la giochi tutta, se vinci vai a più 1 e speri ancora in qualche cosa. Se poi la Juve addirittura fa un doppio scivolone, un mezzo scivolone con Milan e Atalanta, allora a Torino te la vai a giocare nel vero senso della parola. Ma attenzione, stiamo a fare quei se, a me i discorsi fatti con i se e con i ma non sono mai piaciuti, perché stai parlando di fuffa, stai parlando di niente, parliamoci chiaro, siamo onesti. Quindi io penso alla Lazio, io dico che la Lazio deve vincere a Lecce e fare il suo, poi mettersi in attesa di appunto ciò che accade questa sera a Milano con Milan Juventus. Intanto già vi dico che, come di consueto, visto che è una cosa che state apprezzando molto, anche questa sera al termine di Lecce Lazio, giusto il tempo, insomma un bel po' di tempo, cioè un'ora, un'ora e mezza, giusto il tempo di prepararla, e posteremo sul questo canale YouTube il meglio della live reaction con me e Fabrizietto di
Lecce-Lazio sarà proprio una live reaction, appunto con le fasi più salienti, speriamo le fasi più emozionanti di questo Lecce-Lazio. Dopodiché ci concentreremo tutti su Milan-Juventus e non escludo, al termine appunto di questa partita, di fare una brevissima live in cui si va a commentare ciò che appunto sta regalando la partita tra Milan e Juventus. Il campionato, ragazzi, cammina, siamo alla 31esima giornata, cammina abbastanza agevolmente, sembra aver trovato i propri equilibri in campo. Juventus che ha cominciato a correre, ad andare veloce, la Lazio che tra due vittorie e due sconfitte comunque sta lì, l'Inter è la solita squadra, è la solita Inter che fa lo scivolone interno col Bologna e non sfrutta l'occasione per avvicinare la Lazio. L'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta è impressionante, l'Atalanta fa paura, 8 vittorie consecutive alla distanza, alla lunga, la squadra più in forma del campionato, è la squadra più temibile. Vediamo un po' la tenuta dell'Atalanta contro la Juventus tra due giornate, vediamo un po' che Atalanta sarà. Ci stanno tanti dati, secondo me le prossime giornate, quindi 31esima e 32esima giornata, saranno quelle che andranno in qualche modo a dare un mezzo verdetto su tanti discorsi di questa Serie A. Mi dispiace, chiudo questo video con un rammarico, perché sapete il mio punto di vista, questo lockdown, questi 3 mesi e mezzo di chiusura hanno falsato il campionato sotto tanti punti di vista, lo hanno proprio falsato, e mi dispiace perché fosse stato un campionato nella norma regolare, quindi già ampiamente concluso da 1 mese e mezzo, sarebbe stato un gran bel campionato, lo ribadisco, con tanti valori che ne sono emersi, tante squadre che hanno dato dimostrazione di essere davvero belle nel vero senso della parola, per gioco, per mentalità, per aver appunto mostrato una propria fisionomia di gioco. Questo mi dispiace, ecco, con un po' di rammarico chiudo questo video, ribadisco a tutti voi un buon martedì 7 luglio, vi invito come dico sempre ad iscrivervi a questo canale YouTube, ad attivare la campanella per ricevere le notifiche, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, ok? Iscrivetevi, perché comunque noi tramite pagine Facebook comunichiamo con i nostri telespettatori o comunque con i nostri lettori. Con questo, ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento alla live reaction di questa sera. Ciao a tutti e forza Lazio! Ciao!